Comincia con una vittoria l'avventura della squadra del CUS Parma Volley maschile verso le finali dei CNU 2013, che si terranno in quel di Cassino. Inserita nel girone H, che comprende anche CUS Modena e CUS Roma, i ragazzi allenati da Roberto Malpeli e Massimo Soncini hanno affrontato nella prima e sempre decisiva partita proprio i cugini modenesi, che in un primo set molto falloso partivano comunque meglio dei rossoneri e riuscivano ad aggiudicarsi il set per 25 punti a 22. Riorganizzate le idee, i ducali riuscivano a partire avanti nel secondo parziale, contenevano la rimonta di Modena e chiudevano 25-20 portandosi così in parità. Nel terzo set CUS Parma trovava la squadra e si manteneva sempre un po' sopra Modena, rintuzzando gli assalti e portandosi così 2-7-1, lasciando gli avversari a 21 punti. Il quarto set invece vedeva il colpo di coda di Modena, che cominciava subito in avanti. Parma arrancava e sotto anche di 4 punti, ma poi l'inevitabile rimonta, grazie soprattutto alla continuità offensiva di Tommaso Cordani. Ed arrivava quindi la vittoria per 25-20 anche in questo quarto parziale, per un complessivo 3-1 in favore del CUS Parma. Ora, dopo che Modena avrà giocato il tutto per tutto contro Roma, resterà appunto lo scoglio dei capitolini da superare per approdare, dopo Torino 2011, nel quale si laurearono campioni d'Italia, alle finali universitarie. Il CUS Parma ha schierato Tommaso Cordani, Emilio Pazzoni, Andrea Frazzi nelle vesti di capitano, Luca Savi, Luca Fellini, Alessandro Grossi, Pietro Augustoni, Marco Bottioni, Simone Ruozzi, Daniele Montani e Francesco Giovenzana. Allenatori Roberto Malpeli e Massimo Soncini. Sentiamo ora le impressioni a caldo dell'allenatore Roberto Malpeli e del bomber sì, Tommaso 3-1 Cordani. Sofferto, ma importante è vincere da 3 punti in questo campionato. Ora andiamo a Roma, dove ci giocheremo probabilmente tutto, abbiamo la fortuna di giocare fra un mese, magari riusciamo a far rientrare qualche ragazzo che oggi era indisponibile e soprattutto giochiamo dopo la partita di Modena-Roma, quindi insomma potremo eventualmente sapere di che morte dobbiamo morire. Chiave della vittoria è stato semplicemente cercare di limitare gli errori, perché a questi livelli, in queste partite qua, quando non si gioca con i compagni, basta quasi, non dico buttare la palla di là, e ci pensano gli avversari. Quindi abbiamo iniziato, dopo il primo set che è stato un po' traumatico, ci siamo un attimo assestati e è andata bene, dai. Anche perché se si perde la prima si va fuori, quindi. Adesso Roma? Adesso Roma è tra un mese, non sarà facile anche perché la trasferta insomma, è impegnativa. Speriamo che qualcuno di oggi che non c'era venga a darci la mano. E siamo fiduciosi comunque.